Uragani devastanti oscurano i cieli. Venti implacabili sconvolgono il pianeta. I ghiacciai si sciolgono. Inondazioni si abbattono sulle coste. Intere specie animali si estinguono. Catastrofi provocate da violenti cambiamenti climatici. Questo non è lo scenario del presente. È quello di un passato lontano milioni di anni. Quegli sconvolgimenti potrebbero però ripetersi. Molti scienziati stanno indagando sui mutamenti climatici del passato nella speranza di prevenire eventuali catastrofi future. Il pianeta si sta riscaldando. Le variazioni climatiche sono sempre più imprevedibili. Le anomalie meteorologiche sono diventate una consuetudine. Nel maggio del 2003, la regione del Midwest negli Stati Uniti è stata colpita da ben 400 tornado. Nell'estate del 2007, la banchisa artica ha toccato il minimo storico della sua estensione. Nella regione del Darfur, in Africa, la siccità ha provocato terribili carestie, affamando milioni di persone. Molti ritengono che le attività umane stiano spingendo il pianeta verso una catastrofe. L'immissione nell'atmosfera di quantità sempre maggiori di gas serra starebbe provocando l'aumento della temperatura terrestre. L'allarme clima è stato lanciato da tempo. Per capire cosa potrebbe accadere in un futuro prossimo, bisogna guardarsi indietro, cercare nel passato del pianeta indizi interessanti su quel che ci riserva l'avvenire. Compiamo un viaggio indietro nel tempo di 650 milioni di anni attraverso continui cambiamenti climatici e condizioni meteorologiche estreme, temperature torride o gelo paralizzante. Cosa può rivelarci il passato sul futuro della Terra? 125.000 anni fa, il pianeta era invaso dall'acqua, ricoperto da estesi e profondi oceani. 55 milioni di anni fa, le temperature medie terrestri si alzarono di 5 gradi centigradi. 250 milioni di anni fa, una forte dispersione di gas serra provocò il surriscaldamento del pianeta. Il 95% delle specie viventi si estinse. Ancora più indietro, 650 milioni di anni fa, i ghiacci ricoprivano tutta la Terra.